Angelo, finalmente il furgone è pronto a partire. Gli aiuti per l'Ucraina arriveranno alle popolazioni che ne hanno più bisogno in questo momento difficile con il conflitto dopo l'invasione russa e tantissimi profughi che stanno anche arrivando qui da noi, ma tanti che ne hanno bisogno proprio laggiù. Sì, esatto, noi abbiamo deciso di rispondere a un appello della Croce Rossa Polacca, siccome la Polonia è la prima destinazione dei profughi ucraini che passano il confine e quindi fuggono dalla loro nazione in guerra. 2 settimane fa erano circa 500.000 in Polonia e nel giro di 2 settimane sono triplicati, adesso sono quasi 1.500.000 e il sistema umanitario, veramente una catena incredibilmente organizzata che agisce sulla Polonia, è molto in difficoltà. Tanti treni adesso stanno andando direttamente in Germania e io ho un contatto su Breslavia, un'amica che ci ha detto che vengono ragazzi, anche giovani di qualsiasi età, dagli stati vicini e offrono il loro tempo volontariamente, 24 ore su 24, 7 ore al giorno, e quindi vogliamo fare la nostra parte, siamo qui per questo. Angelo, quanto avete raccolto? Il camion è pieno di provviste, ma soprattutto vestiti, insomma, quello di cui c'è più bisogno laggiù adesso. Sì, allora abbiamo cercato di fare un inventario il più completo possibile, il più totale, diciamo, definito, perché anche la Croce Rossa ci ha chiesto di fargli sapere che cosa li porteremo per l'organizzazione dei magazzini. Numeri intorno più o meno ai 1.600 vasetti di omogenizzati, 5.000 pannolini, cibo in scatola nell'ordine di qualche quintale, più o meno una 60ina chili di latte in polvere. E tanto, davvero tanto che le persone ci hanno donato singolarmente, come associazioni, come gruppo di persone. E vorrei ringraziare tutti perché uno per uno so che mi dimenticherei, mi prolungherei per troppo, però veramente vorrei ringraziare tutti, tutti. Ecco, l'iniziativa di un privato, la generosità di un'intera comunità, e ora tu sarai impegnato in prima persona in questo viaggio di aiuti umanitari. Sì, esatto, partiamo adesso, partiamo in questo momento e ci fermeremo stasera in Germania e domani, quindi speriamo di arrivare domani a Breslavia e lì scaricheremo ai centri e ai magazzini della Croce Rossa Polacca. Sarò con Claudio Cicconetti che ha dato la disponibilità a guidare e l'idea era quella di portare direttamente gli aiuti, quindi raccoglierli e portarli, per avere, diciamo, la sicurezza che vadano nelle mani giuste e per il fine corretto, perché tante volte si fa del bene, si fa della beneficenza e noi volevamo dare la massima sicurezza e trasparenza di dove sarebbero arrivati i beni che abbiamo raccolto. Poi oggi anche il saluto che è arrivato dal sindaco che ha portato le pigotte da consegnare giù ai bambini dell'Ucraina e diciamo anche l'anticipazione per un premio San Maurizio rivolto a te per questa iniziativa. Se c'è un premio da dare, io penso che sia veramente alle persone comuni, alle persone che ci sono state vicino e ci hanno aiutato. Quindi questo non mi importa ed è qualcosa che non ho mai pensato, che non mi importa. Ci ha fatto veramente piacere come gesto umano, non come istituzione comunale, ma Giorgio in persona che ci ha detto che qualsiasi cosa di cui avessimo avuto bisogno ce l'avrebbe data lui, le pigotte le ha comprate lui personalmente ed è un gesto secondo me molto bello. E quindi io gli dico grazie, ma come persona, al di fuori di qualsiasi schema istituzionale. Che cosa porterai con te in questo viaggio? Io personalmente ho un portafortuna, che è una conchiglia che ho preso sul cammino di Santiago dove ho conosciuto Eva e Eva mi ha detto una frase molto toccante, che è una cosa che abbiamo imparato sul cammino di Santiago che abbiamo fatto assieme, è che i pellegrini si devono aiutare l'un l'altro e adesso ci sono milioni di pellegrini, come ha detto lei, che stanno facendo un cammino che non hanno scelto, hanno bisogno d'aiuto e noi siamo qui per questo. La preghiera del volontario. Oh Signore, tu ci hai insegnato che l'amore più grande è dare la vita per gli altri. Aiutaci a scoprire nel volontariato gratuito e solidale l'opportunità di vivere l'amore nella sofferenza umana di chi è solo, svantaggiato, bisognoso. Apri le nostre menti a riconoscere in ogni fratello la dignità della persona umana. Apri i nostri occhi a vedere la sofferenza dell'oppresso che chiede amore e giustizia. Apri i nostri orecchi ad ascoltare con disponibilità le voci dei disperati che chiedono aiuto.
apri i nostri cuori ad offrire speranza dove c'è paura, solidarietà dove c'è solitudine, conforto dove c'è tristezza. Aiutaci, o Signore, ad essere testimoni di amore anche semplicemente con un sorriso, una parola, un gesto di affetto. Fa che il nostro impegno nel volontariato diventi luce che infonde speranza, acqua che disseta l'arsura del cuore, amore che ci rende fratelli sulla strada della vita. Amen. Amen.